Benvenuti, bentrovati. Nuovo appuntamento con Tutto Bene TV, è la nostra puntata numero 207. Vi ricordo da subito che tutte le precedenti le potete rivedere ovviamente in forma del tutto gratuita sul nostro canale YouTube, che si chiama Tutto Bene TV, dove le puntate le trovate tra l'altro anche ordinate per playlist, quindi per argomenti di vostro interesse. Vi ricordo anche. La nostra email a cui ci scrivete settimanalmente in tanti e di questo vi ringraziamo tutto gmailcom In questo periodo dell'anno, come ogni anno, siamo soliti entrare in argomenti che non abbiamo ancora toccato, sono davvero numerosi quelli che riguardano il benessere e la salute e per questo ringraziamo di aver accettato il nostro invito il dottor Marco Longoni che è il direttore dell'Unità Operativa Complessa Neurologia e Stroke Unit di Cesena e Forlì. Benvenuto dottore. Grazie, e grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie molte per aver accettato l'invito e come prima cosa mi rendo conto che insomma, da direttore troverà la domanda banale, però vogliamo essere tutti un po' informati di cosa eh, si occupa un'unità complessa di eh, neurologia e stroke unit. Certo. Beh, ci occupiamo di tutte quelle che sono le problematiche neurologiche eh, dell'adulto, quindi sopra i 18 anni, arrivando oltre i 100 anni come tipologia di pazienti eh, e in particolare abbiamo un'attività che è un pochino eh, separata tra eh, quello che è il, la patologia neurologica acuta e principalmente questo riguarda chiaramente l'attività di degenza, quindi abbiamo tra i due presidi che dirigo, quindi l'ambito di Forlì e quello di Cesena, abbiamo eh, 36 posti letto. In particolare la, la preponderanza della nostra patologia acuta è la patologia vascolare. Quindi in queste unità che vengono definite stroke unit, o unità di cura cerebrovascolare, c'è un buon 60% dei nostri pazienti che vengono ricoverati con problemi di circolazione che eh, colpisce chiaramente il cervello, quindi il classico ictus che può essere ischemico o emorragico. Una fetta poi di pazienti sono invece pazienti che possono avere altre problematiche neurologiche acute, principalmente l'epilessia, abbiamo una fetta di pazienti con problematiche eh, di tipo infettivo che possono colpire il sistema nervoso centrale, abbiamo poi de delle patologie neuromuscolari quando si riacutizzano. Come può essere la miastenia, come può essere invece eh, un problema di neuropatie. Ma una grossa fetta invece eh, del, dei, dei nostri pazienti è una fetta di pazienti cronici, fragili, soprattutto eh, di, di età eh, diciamo intermedia e avanzata. E questi invece hanno una gestione che non è una gestione acuta, quindi non è una gestione di ricovero ospedaliero, anche perché in alcune tipologie di questi pazienti fragili, il ricovero può essere un fattore che peggiora anziché migliorare okay. la situazione eh, e in questo caso invece c'è tutta un'attività a livello ambulatoriale, quindi un'attività un rivolta più al territorio eh, e questo tipo di attività è un'attività che può essere dalla mh, semplice visita ambulatoriale e che nell'epoca post Covid è diventata anche una possibile assistenza in tele eh, con mh, Telemedicina in telerefertazione. Ehm, abbiamo però poi anche l'ospedale, il, il day-hospital, l'ospedale giornaliero, con questa attività eh, ambulatoriale complessa, e lì abbiamo una grossa fetta di pazienti, eh, molto spesso per problematiche appunto croniche. Uh, ad esempio, quale la sclerosi multipla, uh, piuttosto che anche problematiche invece che riguardano più la sfera del paziente fragile con problemi del movimento, mi riferisco al Parkinson, o con problemi invece di decadimento cognitivo e mi riferisco all'Alzheimer. Di cui andiamo a parlare tra breve. La curiosità riguarda proprio le fasce di età. Se io lo chiedo naturalmente per esperienza dal suo eh, punto di vista eh, privilegiato, l'età media. Eh, si è abbassata di problematiche di decadimento, intendo dire, si è alzata oppure se si è mossa come si sta muovendo l'età eh, media della nostra vita che ormai da molti anni è sostanzialmente in continua crescita. Sì, direi che forse la terza di queste vie che vengono definite su quello che può essere l'epidemiologia del disturbo cognitivo, eh, quindi del decadimento. Ehm, noi sappiamo chiaramente che eh, parallelamente all'invecchiamento eh, della popolazione, l'Italia forse è uno degli esempi di invecchiamento e quindi di maggior longevità, questo ha comportato chiaramente eh, il portarsi anche delle, delle malattie eh, e estendere un pochino, aumentare lo span, diciamo la forchetta di queste fasce di età che si ammalano. Quindi in realtà L'Alzheimer non ha cambiato il, il suo tasso di incidenza o non ha cambiato sostanzialmente la fascia di età che viene coinvolta dalla patologia, sicuramente ha abbiamo anticipato la nostra capacità di diagnosticarlo, quindi eh, non è l'Alzheimer che interviene precocemente, anche perché il processo di degenerazione a cui vanno incontro i neuroni e che in ultima analisi poi comporta lo sviluppo della malattia. Dementigena del, dell'Alzheimer. È un processo che sembrerebbe iniziare circa 15-20 anni prima, prima che si manifesti la malattia, quindi in realtà ci si ammala ad Alzheimer già a 50 anni. Però adesso siamo capaci con dei metodi diagnostici più fini di riuscire forse a eh, stabilire prima che siamo in, in, di fronte a, quel, a quella problematica, a quel percorso degenerativo. Quindi abbiamo una fetta de, de, di pazienti tra i 55 e i 60 anni che iniziano a manifestare questa patologia e che in genere in passato forse diagnosticavamo come Alzheimer a 70 anni ma che in realtà non parli, parliamo dello stesso tipo di paziente. Mentre sicuramente per quanto riguarda invece la fascia degli over 75 qui abbiamo un'incidenza che eh, è sempre più in aumento. Di eh, disturbi, di decadimento cognitivo, ma in questo caso pre predominano le forme legate più a disturbi di circolazione, di microcircolo, di veri e propri fenomeni ischemici eh, continui e cronici che comportano quella forma di demenza chiamata demenza vascolare. Ha parlato di età media, vado a memoria e dirlo all'interno di questa puntata può far sorridere, ma così è, quindi potrei anche naturalmente sbagliare. Credo che l'Italia sia il quarto paese più longevo al mondo, sì. davanti mi sembra ci siano il Giappone, il Principato di Monaco, curiosità, e poi si sì, ha pari merito con la Germania, se sì. non vado errato, questi sì. dovrebbero essere Conferno. un po' l'ordine. Eh, la cosa è sicuramente molto interessante, ma vi crea naturalmente un problema, e, e cioè aumenta eh, la durata della vita media, bisogna riuscire a tenere al passo anche l'aumento della qualità, sui anni che comunque crescono e che abbiamo a disposizione in Esa più di vita esattamente quindi questo è sì. sicuro, può essere una sfida ecco. sì, è una sfida, è una sfida che come dire, bisogna eh, cercare di affrontare insieme insieme alla, chiaramente alla cittadinanza quindi con delle campagne informative ehm, per i potenziali pazienti, e lo siamo tutti dei potenziali pazienti certo. eh, ma anche con le istituzioni eh, perché in primis noi dobbiamo cercare di prevenirle questi problemi, soprattutto perché abbiamo il dato di fatto che la, la popolazione invecchia perché siamo in grado di curarla, siamo in grado di eh, essere efficaci con le nostre terapie farmacologiche e eh, in questo senso siamo riusciti già e dovremmo continuare a insistere su quelle che sono le... Eh, le tecniche o diciamo tutti ehm, de de dei possibili eh, cambiamenti nell'abitudine di vita che rappresentano il cardine della prevenzione delle malattie, e lo dico eh, sostanzialmente senza ipocrisia eh, o faciloneria, io sarei molto contento di lavorare meno e la prevenzione primaria in questo mi aiuta probabilmente, la speranza è quella. Cioè io sono promotore per. Poter lavorare meno poi alla fine. È <ride> una cosa che non farebbe a chi lavora tanto, diciamo, <ride> sicuramente non disturberebbe, ma per di più in un caso come, come questo, insomma, quando si, ci si occupa appunto di, eh, di malattie e di patologie. Andiamo poi alla alla diciamo, verifica di eventuali modifiche nello stile di vita, anche perché questo è un po' il fil rouge di tutte le nostre puntate, prima però proprio in tema di Alzheimer vorrei eh, chiederle, visto che ha citato eh, utilizzando la parola diagnosi, eh, quando è che una persona o un familiare deve iniziare a eh, preoccuparsi, quando è che suona il campanello d'allarme, quali sono diciamo così, quelle situazioni che co devono cominciare a farci insorgere certo. delle domande. Sì. Beh, chiaramente il, il, il primo, diciamo, il primo campanellino che deve suonare è quando c'è un, un vero disturbo di memoria, quindi questo è un po' il cardine. Quindi sostanzialmente quando eh, iniziano a esserci dei, dei vere e propri, eh, delle vere e proprie difficoltà nella, nel riuscire a ricordare gli eventi, gli eventi che sono successi eh, in genere in quella che viene definiti, definita la, la memoria a breve termine, quindi gli eventi appena, appena occorsi. Eh, e tipicamente c'è proprio una discrepanza, una, una netta differenza tra la capacità di ricordare eventi occorsi eh, da diverso tempo, quindi da oltre 20-30 anni, quindi quello che può essere anche eh, la, la memoria biografica che mm -hmm. ognuno porta con sé. Quindi, gli eventi dell'infanzia dell e dell'adolescenza che sono ben saldi e scolpiti nella nostra memoria perché chiaramente reiterati più volte e okay. rievocati più volte, mentre il primo campanello d'allarme è la incapacità a, a, a immagazzinare informazioni nuove, quindi incapacità sostanzialmente leggendo un libro a ricordarsi la trama di questo libro piuttosto che dalle cose più banali nella vita quotidiana dimenticarsi dove si hanno posizionato determinati oggetti anche se questo apre sicuramente uno scenario in cui tutti potremmo potenzialmente avere questo problema eh, però appunto di per sé è questo aspetto di non riuscire più a um, anche a imparare le cose sostanzialmente perché per imparare occorre Apprendere, e con l'apprendimento noi abbiamo bisogno di memorizzare alcuni passaggi per poi evolvere il, il concetto. E questo nella vita quotidiana a volte può essere anche mascherato da alcuni meccanismi che si creano in queste fasce di età, quindi nei sessantenni, nei rapporti che possono essere abbastanza come dire, riflessi o ormai perpetrati tra, banalmente in un meccanismo di equilibrio di coppia. In cui ci sono dei compiti e dei ruoli ben precisi, e finché le, la coppia sta in piedi non c'è bisogno di imparare cose nuove perché ciascuno ha i suoi ruoli e il suo equilibrio. Molto spesso quando viene a mancare banalmente, non so se ammala uno dei due, eh, dei due della coppia, ma banalmente si allontana anche per qualche giorno, lì può emergere e acuirsi questo disturbo quando bisogna come dire, acquisire. Eh, delle competenze che erano vicariate dall'altro sostanzialmente eh, oppure invece molto più un altro campanello d'allarme eh, può essere invece quello di eh, degli episodi di confusione acuta dei de disorientamenti oppure il classico ehm, incapacità di ritrovare la, la, la strada per tornare a casa eh, oppure non direi non, non riuscire a, a, a districarsi in situazioni di stress e quindi Praticamente dare i numeri sostanzialmente. Okay. Eh, però il, noi l'abbiamo anche scritto eh, in quello che è il nostro diciamo, percorso diagnostico e terapeutico aziendale a cui possono accedere in prima istanza eh, tutti, tutti i pazienti con un sospetto di, ehm, di deficit nesico. Quindi in un primo accesso che l'ospedale e che quindi. Più che l'ospedale, l'ambulatorio, amb, okay. eh, sia a livello territoriale che a livello ospedaliero, ma soprattutto a livello territoriale, ehm, va incontro al cittadino e, e il cittadino può appunto, accedere a questo punto di primo soccorso, chiamiamolo così, con il solo quesito di disturbo di memoria. Eh, verrà fatto a questo punto un primo filtro. Uh, e a quel punto se effettivamente questo deficit mesico non è la classica dimenticanza della persona stressata, della persona depressa, uh, della persona che appunto deve badare a mille cose uh, in contemporanea, a quel punto se invece c'è un substrato, qualcosa che ci fa pensare che ci può essere effettivamente sotto un, un problema uh, neurologico, a quel punto si passa a un secondo livello e qui intervengono i CDCD, cioè i centri diagnosi e cura per, per le demenze, e a quel punto il paziente viene preso in carico e seguito eh, in tutto il suo percorso. La, la domanda che forse non ha, non ha risposta, però la facciamo soprattutto a pannaggio del nostro pubblico, di chi ci sta seguendo in questo momento, è siamo nel tema Alzheimer, stiamo parlando... Con il dottor Longoni di Alzheimer, ecco perché si sviluppa questa degenerazione. e La mia curiosità invece è se, secondo lei, dottore, secondo anche gli studi che conosce, che, eh, che, che insomma eh, diventano importanti per comprendere la, la patologia, eh, quanto può influire, se influisce anche il ritmo frenetico della vita, così come è andato aumentando in maniera esponenziale eh, solo negli ultimi 20-30 anni. Ecco, Se pensiamo a, no? a 30 anni fa e pensiamo ad oggi, pensiamo sostanzialmente a due mondi differenti come potrebbero esserci stati tra il 1700 e il 1850. Certo. La velocità è sempre più rapida, potremmo sì. quasi dire così. Sì, sì su quest'ultima direi che una risposta anche a livello di evidenze scientifiche univoca e incontrovertibile non ce l'abbiamo, okay. nel senso che sicuramente sappiamo che lo stress, la, la frenesia sono eh, cattivi compagni di viaggio eh, che sicuramente si, si, eh, si associano molto spesso a poi abitudini di, eh, di vita che sono non, diciamo, eh, non, sa, non salubri. Um, se questo incida e nello specifico ed in particolare sul, sul problema Alzheimer, sinceramente ci sono non delle evidenze così forti. Um, così come si fa un, lo stesso paragone con le malattie eh, circolatorie a livello co alle coronaropatie, piuttosto che altre tipologie eh, di, di, di patologie che hanno un'elevata incidenza nella popolazione e che, come diciamo, hanno un'elevata incidenza nella popolazione che invecchia. Um, quindi, in, ritornando invece a quello che è il meccanismo e che la scienza ci permette di stabilire come possibile, diciamo, step su cui eventualmente poi andare ad interagire con i nostri farmaci, quello che noi sappiamo è che le cellule neuronali, che ahimè sono cellule che non si rigenerano, non sono in grado di rinascere, Uh, se non eventualmente su quelle che sono le cellule staminali, mm. ma che ancora allo stato attuale purtroppo vengono utilizzate solo in alcune uh, forme di patologie e non di certo nell'Alzheimer okay. in questo momento. E quindi abbiamo questa morte di neuroni uh, continua, una morte che viene definita programmata per un processo che si chiama apoptosi e che è sostanzialmente una sorta di cronometro che o di timer che queste cellule hanno che vanno a esaurirsi e purtroppo a, a danneggiarsi irreversibilmente e sembrerebbe che uno dei fattori che scatena questa morte programmata è eh, sostanzialmente l'accumulo di questa amiloide beta o beta amiloide, una proteina ehm, che sostanzialmente ritroviamo in cospicue quantità nei cervelli dei pazienti con Alzheimer. Che questa di per sé sia tossica direttamente sul neurone o che invece, siccome si accumula, scatena dei meccanismi infiammatori che cercano di mangiarsi, portare via questa proteina, ma che allo stesso tempo comportano poi la tossicità di quell'ambiente dove c'è la proteina e in ultima analisi vanno a dare tossicità al neurone. Questo è sicuramente l'argomento degli ultimi 10-15 anni della nostra ricerca. Insieme a questo c'è anche il filone del microcircolo, cioè il neurone che riceve eh, dei nutrienti attraverso la circolazione e che col tempo anche questa circolazione viene meno e quindi c'è un danno anche di vascolare, di microcircolo, quindi di circolazione a livello dell'ambiente neuronale che scatenerebbe anche in questo caso comunque dei meccanismi che in ultima analisi danno la morte del, 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 del neurone e questo è un po' il filone che si è percorso negli ultimi appunto 15 anni in cui si è andato a, a sostanzialmente lavorare sul evitare i fattori di rischio che poi sono in condivisione anche con i problemi vascolari, quindi soliti ipertensione, diabete, non vita sedentaria, peso che deve essere regolare, non fumo eh, e via dicendo e dall'altro lato c'è un po' tutto un meccanismo sul tentativo di utilizzare delle, delle molecole che forse in alcuni casi non possiamo neanche chiamare farmaci come gli antiossidanti, quindi la vitamina E, la ginkgo biloba, tutte queste sostanze che in alcuni setting e in alcune popolazioni ben distinte, ben definite, hanno mostrato qualche risultato promettente. E da ultimo, questo però è ancora, come dire al momento considerato un non risultato, l'utilizzo appunto di, eh, dei veri e propri ehm, anticorpi monoclonali che vanno a eh, purificare o detossificare il cervello, eh, in pratica legandosi alla, a questa proteina, che dicevamo questa beta-amiloide, e favorendo quindi la, eh, diciamo, ehm, la, la, eh, sì, la diciamo, la il il recupero da parte di alcune cellule che hanno come meccanismo appunto eh, la fagocitazione di questa proteina Proteine. e noi ci accorgiamo facendo del, degli esami nel tempo che effettivamente il cervello si ripulisce co, di, di questa proteina tossica. Questi farmaci eh, appunto nei, nei, nei soliti trial eh, di fase... E, e, Fase 1 e fase 2, quindi fase iniziale, quando ancora non vengono utilizzati nella pratica clinica, hanno dato dei risultati altalenanti ed è tuttora in corso un altro trial per vedere se è questa, è questa la via da percorrere. Noi parliamo ovviamente in maniera tecnica, ma sono sicuro anche piuttosto chiara per tutti voi che ci state seguendo, poi dietro tutto questo dall'altra parte dalla parte del malato ci sono ovviamente eh, famiglie ci sono situazioni spesso eh, eh, difficili anche da un punto di vista eh, pratico ma dicevo anche psicologico quindi sicuramente non è facile noi siamo in questo in questo momento nella posizione diciamo di raccontare eh, quelle che sono quello che è lo stato dell'arte per quel che riguarda anche eh, la ricerca quindi ultimi eh, aggiornamenti ehm, ha parlato celermente, dottore, del tema della prevenzione, l'abbiamo citato prima, ha già dato qualche eh, indicazione. Io le chiedo, magari, di svilupparlo, di andarlo proprio nel dettaglio anche per quel che riguarda l'alimentazione, il fumo. Certo. Eh, perché come ci ha fatto capire riguardano uno stato eh, di eh, benessere e di salute psicofisico che non vale naturalmente solo nel campo dell'Alzheimer o della mente più eh, in generale, proprio un qualcosa che riguarda la nostra vita quotidiana. e Quindi eh, noi su questo eh, continueremo ad insistere, come abbiamo fatto per i primi quattro anni e mezzo, almeno per i prossimi. Sì. Beh, citando quel come dire. Quella frase abbastanza antica che ritorna: la mente per essere sana deve stare in un corpo sano. Quindi, come dire, per evitare di avere problemi anche da un punto di vista di cognitivo, noi dobbiamo avere un corpo che è allenato e, e, e che appunto vive in un ambiente che è sano. Quindi, va da sé quindi sostanzialmente che il fumo di sigaretta, che in passato c'era qualcuno forse che perché fumatore. Sosteneva che in alcune forme di patologie potesse sì, essere certo. addirittura protettivo. In realtà sostanzialmente lo sappiamo: che questa abitudine va eh, abolita, bisognerebbe sostanzialmente evitare in tutti i modi di intossicarsi in maniera pettuaria. Mi permetto di interromperla con intere pagine promo-pubblicitarie. Acquistate sui quotidiani di allora, quindi sì. anche con un importante speso, un importante investimento, ricerche stranissime, semi-assurde, come purtroppo è capitato di vedere in quelle occasioni. Avessimo la stessa potenza per parlare di prevenzione, chissà come, cosa ah, potremmo cambiare. Sicuramente, T tanto direi. tanto. Pardon, l'ho interrotto. No, no, eh, era come dire una puntualizzazione. Sì dovuta e sì quindi sicuramente riuscire in qualsiasi modo mi viene da dire perché poi ci sono diversi casi aneddotici utilizzo di eh, farmaci per smettere di fumare piuttosto che appunto l'utilizzo di letture, eh, training autogeno in ogni caso il target e l'obiettivo è quello di cessare questa, questa abitudine eh, insieme a questo chiaramente sempre eh, cercare di tenersi in movimento quindi Quantomeno una camminata, una camminata più o meno sostenuta di mezz'ora 45 minuti. Eh, anche la bicicletta va benissimo e in Romagna direi che come dire, non c'è bisogno di, <ride> di dover lanciare nessuna campagna in questo senso. Eh, e chiaramente tutto questo va da sé con il controllo del peso corporeo. Quindi noi sappiamo che c'è un indicatore che è questo indice di massa corporea. Eh, e noi abbiamo delle tabelle di riferimento, dobbiamo rimanere tra i 18,5 e i 25, sostanzialmente avere questo obiettivo, questo target, eh, questo perché comporta chiaramente che il nostro organismo eh, non instauri dei circoli viziosi perché tipicamente il soggetto sovrappeso o addirittura obeso è un soggetto che poi inizia ad avere degli squilibri ormonali e anche degli squilibri eh, di eh, problematiche eh, come ad esempio la tolleranza al glucosio. Quindi va da sé che poi sono, sono dei meccanismi che si eh, autoalimentano e si coinvolgono, c'è cioè una sorta di overlap, di sovrapposizione, per cui il diabete di per sé è una patologia che in primis va curata con la dieta. Eh, eh, quindi se io ottengo un peso eh, che diciamo, è un peso norma, a quel punto ridurrò anche il rischio di sviluppare diabete e nel caso di un diabetico ridurrò la necessità di utilizzare farmaci. La stessa cosa per l'ipertensione, sappiamo che anche lì la pressione alta, la prima regola, noi abbiamo come obiettivo il 140-80, diciamo, quindi... Eh, per mantenere questi livelli al di sotto di questi livelli, la prima regola è togliere il sale o comunque ridurre l'apporto di certo. sale. Non sarei così drastico, però sostanzialmente dobbiamo stare sotto i 5 grammi al giorno. Ehm, e allo stesso tempo dobbiamo bilanciare i, i, i nostri sali minerali che introduciamo col cibo, quindi ridurre il sodio. però ricordarsi invece che dobbiamo introdurre potassio, dobbiamo introdurre magnesio, dobbiamo introdurre calcio. Questo lo possiamo fare molto facilmente per noi, appunto, italiani con la dieta mediterranea, quindi ricordiamoci sempre le regole fondamentali anche per l'alimentazione: che sono di avere almeno 5 porzioni tra frutta e verdura nella nostra giornata. Poi, sicuramente, eh, sempre per quanto riguarda l'alimentazione, eh, sappiamo ad esempio che il cioccolato fondente, sicuramente, è ricco di sostanze che ci possono aiutare. Ehm, non sto a parlare del, del, dell'aspetto del pesce e del, eh, per quanto riguarda i, i grassi animali, eh, perché immagino che sia stato argomento già in passato trattato. Eh, e per quanto invece mi riguarda, sicuramente eh, ci sono anche per, per l'aspetto della circolazione il, eh, il, il discorso del, del colesterolo, del, diciamo, del tenere sotto controllo appunto. I, i valori di colesterolo in quello che è il colesterolo cattivo che noi definiamo come LDL e cerchiamo di tenerlo appunto in genere sotto i 100 mg decilitro come nostro valore target um, e per quanto riguarda appunto direi questi questo controllo dei, dei fattori di rischio in primis dobbiamo essere noi stessi i medici quindi prima di tutto le nostre abitudini devono essere Sane e noi siamo padroni di noi stessi. E se nel caso chiaramente non dovessero bastare, ci si rivolge poi a, a questo punto agli specialisti. Ci uniamo parola per parola a quello che ha detto il dottor Marco Longoni, che ringraziamo per essere stato con noi in questa puntata 207. Quindi, grazie al dottor Marco eh, Longoni, direttore dell'unità operativa complessa Neurologia e Stroke Unit Cesena Forlì. Grazie ancora. Dottore, grazie a voi per averci seguito. Appuntamento alla prossima puntata.